Ed ecco qui, come promesso, la prima intervista. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo promesso qualche mese fa, mancava veramente poco portare qui sul canale un esperto riguardo un settore in particolare, riguardo sempre il mondo dello sviluppo di videogiochi. E oggi come ospite abbiamo un esperto riguardo la modellazione 3D. E sto parlando di Aurelio Laferla, un giovane ragazzo siciliano con cui ho anche vissuto per un bel po' di tempo a Londra. Infatti lui adesso sta proprio a Londra. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, ho voluto impostare le domande come se fossero state chieste da un ragazzo di 16 15 anni che vorrebbe lavorare nell'industria del mondo dei videogiochi e in particolare nel mondo della modellazione 3D. Quindi fatemi assolutamente sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questo format e quindi quali altri ospiti potremmo portare in futuro sul canale. Quindi iniziamo subito. Salve a tutti ragazzi, mi chiamo Aurelio Laferla e sono 3D artist. Lavoro nel settore videoludico e cinematografico da circa 4 anni e seppur ancora la mia breve carriera ho avuto l'occasione di partecipare a progetti per aziende tra cui Disney, Sony ed un'altra di cui non posso ancora fare il nome esplicitamente, ma di cui fa parte questo personaggio qui. Il tutto è iniziato grazie alla mia passione per il cinema, ma soprattutto per i videogiochi. Negli ultimi anni di liceo mi sono accorto che questa non doveva unicamente fermarsi ad una pura passione, ma doveva diventare parte concreta della mia vita. Così, alla fine del liceo, dopo gli esami di maturità, ho deciso di informarmi il più possibile su questa nuova materia che stavo appunto per iniziare a studiare. E ho cominciato un percorso di studio autodidattico. Percorso di studio che ovviamente ancora continua e probabilmente continuerà per sempre, perché specialmente in questo settore le tecnologie avanzano, quindi tutto è cangiante e bisogna sempre aggiornarsi. Ho iniziato la mia carriera in Sicilia, nello specifico a Catania, in cui ho cercato di mettere le basi per quello che poi sarebbe stato il futuro. Specifico questo perché molti che mi seguono parecchie volte mi chiedono se sia possibile iniziare a lavorare in questo settore in Italia, nello specifico in Sicilia, in cui ancora il settore è molto piccolo, comparato alle realtà estere, ma comunque in forte sviluppo. Attualmente lavoro a Londra e l'altra cosa che mi piace fare, oltre il lavoro d'ufficio e gli svariati progetti personali di cui quotidianamente mi occupo, è quella di partecipare come speaker a conferenze sul settore o tenere workshop per università o scuole per tutti i ragazzi che vogliono approcciarsi a questo settore. Innanzitutto direi che per lavorare in questo settore è necessario avere molta passione per quello che si sta andando a studiare, per quello che si sta andando a fare, molta pazienza, molto tempo, molta voglia di studiare. Non tutto sarà sempre facile, anzi, soprattutto all'inizio sarà tutto molto difficile, quindi prendetevi il vostro tempo, datevi i vostri tempi. Cercate di non essere affrettate perché molte volte magari essendo affrettati si perdono alcuni passaggi, si perdono alcuni punti magari fondamentali, soprattutto all'inizio. Quindi diciamo che in generale la disciplina e la costanza sia nello studio che nella pratica sono fondamentali. Una domanda che sicuramente molti giovani si staranno chiedendo in questo momento è che per lavorare nel mondo della modellazione 3D, secondo te Aurelio, c'è bisogno di un percorso di studi che poi ti fa avere una laurea in questa materia? Il fattore laurea è una domanda che mi è sempre stata posta sin dai primi tempi in cui comunque ho cominciato a fare questo lavoro, sia dai miei studenti, sia magari da persone che venivano alle mie conferenze o comunque in generale magari tramite messaggi sui social. Diciamo che non è obbligatorio, soprattutto in quello che è il settore magari videoludico, cinematografico, non è obbligatorio avere una laurea. Io stesso quando ho iniziato questo lavoro non ero laureato perché appunto è stato poco dopo il liceo e attualmente, anche adesso, non ho mai intrapreso poi quello che è un percorso universitario, nonostante poi abbia insegnato e continui ad insegnare nelle università. In Italia sono presenti già da svariati anni alcune accademie che ti preparano a quello che è un percorso di studi che vanno dalla regia, dall'animazione, alla modellazione 3D, il texturing, eccetera, eccetera, quindi che preparano a quello che è un possibile futuro in questo settore, ma molte volte vengono prese dagli studenti stessi come dei percorsi di studi in cui dal primo giorno all'ultimo giorno di accademia tu esci già preparato con tutti quelli che sono magari i requisiti per lavorare, quindi pronto a lavorare. Diciamo che non è sempre così. In questi anni ho visto esempi di ragazzi che magari uscivano da queste accademie, appunto situate in Italia, che praticamente comunque sapevano abbastanza poco, anche perché queste accademie in poco tempo, ovviamente poi dipende dai vari percorsi e dalle varie accademie, ci sono
percorsi differenti, accademie differenti che comunque appunto propongono dei percorsi con tempistiche differenti. In generale, ho visto tanti ragazzi uscire da queste accademie e quasi sempre non preparati al meglio, magari perché molti si sono, diciamo, un po' fatti cullare dal fatto, sì, seguo le lezioni, mi faccio un po' quelli che sono i workshop, le varie cose, poi quando uscirò tra tot tempo sarò pronto per lavorare nell'industria videoludica o cinematografica. Ma molte volte non è così, molte volte non è così, anche perché ho avuto delle esperienze dirette di molti ragazzi che dopo 1 o 2 anni o quello che è di studi in queste accademie, poi venivano a farsi i miei corsi base in cui magari le basi che spiegavo erano basi che in teoria loro dovevano già sapere dopo quelli che erano stati, che era stato appunto questo percorso di studi. Il percorso di studi di molte di queste accademie magari a volte è suddiviso in tanti settori, quindi in quello che è magari anche la regia, le luci, l'animazione, la modellazione, il texturing, quindi tanti settori, tante cose, quindi a parer mio si finisce poi con l'uscire da queste accademie con quella che è una preparazione comunque generale e non specifica, quindi si sa un po' di tutto, ma molte volte si sa poco di quel tutto e quindi non si sa quasi nulla per lavorare in quello che è un settore specifico. Ovviamente con questo non intendo dire che queste accademie non valgono, anzi, tante persone, tanti studenti molto capaci sono usciti da queste suddette accademie e adesso lavorano comunque nel settore da svariati anni, anche in maniera comunque per aziende molto importanti. E anche se dentro queste accademie ci sono anche veramente dei docenti molto capaci, quindi diciamo che molte volte non è tanto il seguire quel tipo di studio, lo inizio dal primo giorno, lo finisco all'ultimo giorno ed esco che so tutto, ma è poi comunque chiedere tante cose al professore, chiedere anche cose in più, quindi interessarsi non solo alla lezione che c'è oggi in accademia, ma anche a quello che c'è dopo l'accademia, lo studio personale, lo studio attraverso, non so, appunto come chiedere degli approfondimenti ad un professore, chiedere, secondo lei questo tipo di tecnica va approfondita in questa maniera, quest'altra, cosa che magari molti studenti non fanno, si curano unicamente seguendo quelle che sono le lezioni giornaliere e quindi magari quando escono non hanno una preparazione molto avanzata, non sono magari pronti per lavorare poi in un'azienda. Quindi diciamo che varia anche da studente a studente, ribadendo il fatto che ho visto gente uscire da lì anche molto preparata, però era gente che comunque dopo gli studi in accademia tornava a casa, continuava a studiare, comunque continuava ad approfondire anche cose che magari non si dicevano o non si facevano durante la lezione. Da quelle che sono le mie esperienze, ma così anche come esperienze di colleghi o comunque di gente che lavora nel settore stesso, appunto la laurea quasi sempre dalle società, dalle aziende per cui si lavora come modellatore 3D per appunto il campo cinematografico, videoludico, non è una cosa che diciamo viene chiesta. Se da alcuni punti di vista la laurea quindi potrebbe essere opzionale, ma anche no, come ci è dimostrato, cosa quindi viene chiesto e cosa consigli? Che viene chiesto ovviamente è quella magari che potrebbe essere una reel o comunque una gallery con tutti quelli che sono appunto i propri lavori, così che l'azienda possa capire quali sono appunto le tue capacità in quello che sia magari animazione o appunto modellazione 3D, nello sculpting, nel texturing. Ad esempio io ad ogni colloquio, quello che comunque diciamo porto oltre il curriculum con tutte le varie esperienze lavorative precedenti, è appunto la mia gallery, che può anche essere unicamente un sito web, la pagina di un social per artisti, tra cui ad esempio ArtStation, che è molto usato tra quelli che sono magari gli artisti 3D o comunque gli artisti digitali in generale. Quindi un semplice sito con tutti quelli che magari sono la lista dei vari lavori e ovviamente con tutte le foto che fanno capire un po', diciamo, più o meno quelle che sono le tue capacità, quelle che sono le capacità dell'artista, così che l'azienda possa vedere realmente cosa sai fare. Quindi si parla, diciamo, di un lavoro più meritocratico, perché magari c'è la classica cosa del fatto in Italia molte volte nasciamo con la cosa delle raccomandazioni, del fatto che non esiste meritocrazia, magari viene avvantaggiato chi conosce chi invece delle proprie, diciamo, capacità. Questo è un lavoro molto meritocratico in cui comunque le aziende guardano quelle che sono le tue capacità. Quindi se una cosa la sai fare,
vieni preso perché sai fare quella determinata cosa, la sai fare in un determinato modo. Perciò, soprattutto in quello che è la modellazione, l'animazione, in cui comunque si deve avere un impatto molto visivo, è importante, è fondamentale mostrare alle possibili aziende per cui stiamo facendo un colloquio, è importante mostrare i nostri scatti, le nostre animazioni, quindi attraverso video, attraverso foto e appunto pubblicate in quelle che sono gallerie o showreel, far vedere quelle che sono le specifiche conoscenze, le specifiche tecniche su quelli che sono appunto i nostri progetti. Dato che è veramente molto interessante sapere di più su una persona che sta facendo veramente belle cose, ci piacerebbe veramente tanto conoscere ancora di più il tuo percorso. Qual è stato il percorso e cosa hai fatto per arrivare proprio dove sei in questo momento? Il mio percorso di studio personale magari non è stato il migliore, ma è stato un percorso di studio autodidattico in cui io ho cominciato unicamente a studiare in quella che era la mia cameretta, a studiare, guardare video tutorial online, magari di quelli gratis su YouTube e ovviamente, cosa più importante, sbattere la testa sui software, quindi fare pratica, fare molta pratica, sbagliare, riprovare, tornare indietro fin quando non si raggiunge lo scopo prefisso. Poi magari andando avanti si passa da quelli che sono tutorial gratuiti a quelli che sono magari piccoli corsi online a pagamento con pochi euro, o magari ci sono appunto vari siti che con le iscrizioni mensili danno la disponibilità ad un tot di corsi che si possono seguire, quindi ci sono, diciamo, svariati tipi di tutorial e svariati prezzi, vanno da quelli gratuiti, vanno da quelli di centesimi, a quelli a pochi euro, a quelli che costano magari dai 100, dai 500, 800, 1000, quindi dipende ovviamente dal tipo di corso. È facile da capire che molte volte più il corso è specifico ed avanzato, più il prezzo magari è alto. In tutto questo c'è però da dire che i corsi, i tutorial non sono tutto, perché molte volte è la pratica che, diciamo, fa poi l'artista, il modellatore in questo settore, perché magari so fare una determinata operazione perché ho visto il tutorial, perché ho studiato questa determinata tecnica, ma magari molte volte non so metterla in pratica del tutto, perché magari appunto mi manca la conoscenza o comunque la mia esperienza diretta col software, quindi le ore passate a fare pratica, quindi lo studio in generale per questo tipo di settore è uno studio che comunque deve essere bilanciato tra quello che è la teoria con quelli che sono appunto tutorial, corsi o comunque simili, e molta pratica, quindi si devono fare entrambe le cose. E quali sono i software da usare e anche quelli ovviamente più utilizzati e più richiesti nell'ambito lavorativo? Riguardo i software di modellazione da usare, ci sono da fare, diciamo, delle premesse, prima, ovvero in base a quello che è il campo in cui ci si vuole specializzare, molte volte sono presenti diversi software. Ad esempio, un esempio banalissimo, come ad esempio quello della modellazione 3D, per finalizzata quella che è la stampa 3D, molte volte ad esempio vengono utilizzati software che sono diversi da quelli di produzione o che magari hanno uno o due software in comune. Ad esempio, per la modellazione, per la stampa 3D abbiamo uno dei software comunque di scultura più conosciuti, che è appunto ZBrush, che viene molto usato anche nella modellazione 3D, per la modellazione magari di personaggi che poi serviranno per action figure o comunque roba simile, che è anche un software in comune con quella che è la modellazione 3D per produzione di film e videogiochi, perché appunto viene usato anche nella scultura finalizzata poi per la produzione di qualcosa che comunque non è fisico, appunto, come potrebbe essere il modello stampato, ma è un qualcosa che poi viene utilizzato appunto in un mezzo cinematografico, comunque in un videogioco. A differenza del campo, i software cambiano, però diciamo che i software in generale che vengono usati dalle aziende sono software appunto come quello di scultura, appunto ZBrush, che è uno, diciamo, dei più utilizzati a livello di scultura. Come modellazione abbiamo 3ds Max oppure Maya, che sono dei software che vanno per la maggiore in quelle che sono le case appunto di sviluppo. Come il texturing, ad esempio, abbiamo Substance Painter, Substance Designer per andare a creare appunto tutti quelli che sono gli shader da poi utilizzare in quelli che sono i motori di gioco. Ovviamente è anche bene conoscere quelli che appunto sono i motori di gioco in cui poi il gioco verrà appunto costruito, tra i più famosi ad esempio Unity o Unreal.
Dato che per la realizzazione di un modello destinato a un cortometraggio, film o a tantissime altre cose, c'è da lavorare su tantissimi aspetti, quindi non si fa soltanto il modello, ma si lavora anche alla texture, all'animazione, consigli affrontare un percorso di studio dove bisogna specializzarsi? A parer mio, in questo settore è bene specializzarsi. Ovviamente dipende anche da quel che si vuole fare nello specifico. Magari c'è chi vuole studiare animazione, fa solamente animazione, c'è chi vuole studiare unicamente modellazione e fa appunto modellazione 3D, in cui magari è compreso anche lo sculpting e il texturing, oltre quindi va a comprendere quello che è appunto tutto il processo di modellazione di un personaggio o di un qualcosa che sia appunto per un film o per un videogioco. Sarebbe bene specializzarsi, ovvero molte volte un'azienda, quando appunto cerca un ruolo nello specifico, cerca un modellatore 3D che sappia ad esempio modellare personaggi, un modellatore 3D che ad esempio sia più specializzato in quelli che sono magari non personaggi organici, ma più cyborg o robot. Un modellatore 3D che magari faccia unicamente oggetti di arredamento, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che ci sono diverse specializzazioni. Ci sono ovviamente le specializzazioni nel ramo, ovvero quello che magari è l'animazione, la modellazione. Quindi le aziende cercano animatori o modellatori. Ovviamente questo non vuol dire che non ci siano persone che sappiano fare entrambe le cose. Ovviamente ci sono, però diciamo che le aziende sono sempre più propense a assumere chi è specializzato in una data materia, perché ovviamente se io azienda voglio un modellatore che sia capace a fare quella cosa, il mio modellatore deve essere capace a fare quella cosa, farla bene, che si dedichi solo a quello, anche in termini di studio. Come altre appunto sottocategorie, anche lì, poi nella modellazione o anche nell'animazione stessa, ci sono altre specializzazioni, perché magari c'è l'animatore generalist che fa diciamo un po' di tutto, quindi animazioni magari di personaggi, ma anche di oggetti, macchine, eccetera, così come ad esempio per la modellazione, anche lì ci sono delle sottocategorie, così come c'è il character artist che fa unicamente modellazione finalizzata alla costruzione di personaggi che poi verranno utilizzati appunto in un gioco, in un film, o magari c'è il modellatore che appunto è specializzato in quella che è la costruzione di veicoli, armi, eccetera. Quindi sì, diciamo che in generale è sempre bene, se si vuole lavorare in questo campo, andarsi a specializzare. Ma anche per una questione di studio personale, ci si va a trovare magari quel che ci piace di più e si studia quello. Ovviamente questo non vuol dire che per i progetti personali o comunque per quello che è il nostro gusto di studiare personale non si debbano studiare più cose o non si debbano appunto sapere più cose. In generale, diciamo che comunque le aziende cercano una persona specifica, specializzata in quella suddetta materia. Dato che molti ragazzi non hanno la possibilità economica per poter acquistare questi programmi e quindi iniziare a modellare in 3D, ci sono delle soluzioni alternative totalmente gratuite? Esistono svariati programmi free per iniziare a modellare, magari non spendendo, appunto non andando a fare comunque un investimento che magari sarebbe insensato se siamo comunque ancora all'inizio. Programmi di modellazione ad esempio come Blender o ad esempio come Sculptris per la scultura, però c'è anche da dire che molti dei software più blasonati, quindi anche a pagamento, come ad esempio ZBrush per la scultura, Maya per la modellazione o comunque ad esempio Substance Painter per il texturing, hanno sia un periodo di prova in cui comunque il programma può essere studiato per un periodo e quindi poi si può scegliere se comprarlo o meno in base a quelle che sono le nostre esigenze, o comunque ad esempio come nel caso di Maya ci sono anche licenze per gli studenti che sono completamente gratis, quindi diciamo che per iniziare in maniera completamente gratuita le soluzioni ci sono. Grazie mille veramente tanto Aurelio per aver risposto a queste domande che sicuramente molti giovani ragazzi si pongono nel momento in cui vorrebbero iniziare a modellare in 3D e quindi magari il tutto può nascere come un semplice hobby per poi effettivamente trasformarsi anche in una professione. Ringrazio Samuele per questa intervista e saluto tutti voi. Per qualsiasi informazione su quelli che sono i miei corsi o informazioni in generale su quelli che sono i software o qualsiasi domanda appunto su quello che è il settore, contattatemi sui social e risponderò a qualsiasi vostra domanda.
Ringrazio veramente tanto Aurelio per aver dedicato il suo tempo a questa intervista. Io vi consiglio comunque, se avete dubbi o perplessità, di contattarlo proprio sui suoi social, che trovate comunque tutti i link in descrizione. Ovviamente, se avete anche delle domande in particolare, potete anche commentare qui sotto, che poi Aurelio provvederà a rispondervi. Quindi, ragazzi, datemi assolutamente un vostro feedback riguardo questo format. Quindi, se vi piacerebbe magari l'idea di vedere ogni mese una persona nuova qui come ospite, io vi auguro un buon sviluppo di videogiochi e non solo, in questo caso vi auguro una buona modellazione. Ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video, e quindi ci vediamo domani. Ciao!